abbiamo organizzato noi del centro TMS, di cliniche italiane di psicoterapia, questo incontro sulla stimolazione magnetica transcranica. Lo scopo di questa serata è un po' di illustrare che cos'è la stimolazione magnetica transcranica, ma soprattutto di parlare dell'integrazione con la psicoterapia. Per farlo abbiamo scelto una formula un po' diversa rispetto al solito webinar, quindi faremo una sorta di intervista, farò io delle domande agli altri membri del team che poi si presenteranno. E a questo proposito, se voi avete delle domande particolari che possono arrivare nel corso del webinar, scrivetele pure in chat, così poi le integriamo a quelle che già faremo. Intanto comincio a presentarmi io sono Patrizia Vaccaro, sono psicoterapeuta e sono il coordinatore del centro clinico. Mi occupo principalmente dei primi colloqui e del coordinamento interno tra lo staff e anche i pazienti e gli invianti. Oggi io sono nella veste più di intervistatrice, quindi lascio la parola un po' di più ai colleghi. Lascio a loro la presentazione. Chi vuole iniziare? Posso Vai, presentarmi? Gian Io Domenico. mi chiamo Gian Domenico Schiena, sono uno psichiatra, sono molto contento stasera di partecipare a questo webinar. Fa parte del team del centro TMS, ma anche stasera di partecipare a questo webinar per tentare di divulgare a un pubblico non specialistico delle possibilità terapeutiche che alle volte non sono così conosciute, che sono le possibilità e le potenzialità che la neurostimolazione nel campo della psichiatria può offrire, in particolare della neurostimolazione tramite stimolazione magnetica transcranica, cioè TMS. Grazie, buonasera a tutti. Grazie Gian Domenico. Insieme a noi ci sono anche la dottoressa Crespi e il dottor Ferro, che si occupano più direttamente della TMS. Allora, mi presento io, sono una psicologa, dopo la laurea ho conseguito insieme a Patrizia la specialità in psicoterapia e gli studi cognitivi sotto la supervisione della dottoressa Sassaroli e poi parallelamente ho cominciato anche un dottorato in neuroscienze che mi ha portato nel tempo a sviluppare anche la mia attività di ricerca presso l'Università Vita Salute San Raffaele e la mia attività didattica che invece condivido con il dottor Ferro, a cui adesso lascio la parola. Sono dottore di ricerca in fisiologia, sono psicoterapeuta e mi occupo di ricerca al San Raffaele di Milano, dove studio la plasticità sinaptica in modelli animali, e nel centro TMS sono il responsabile clinico della stimolazione magnetica transcranica. E insegno, sì, insegno anche neuroscienze alla Sigmund Freud University di Milano. Ok, allora fatta questa breve presentazione, vediamo, ho visto che si sta collegando qualcun altro, direi che possiamo anche cominciare. Allora, innanzitutto c'è da dire che questo centro nasce con la collaborazione di studi su iniziativa, anzi direi di studi cognitivi, che è un network di scuole di specializzazione in psicoterapia cognitivo-comportamentale e che sta ampliando anche la rete clinica attraverso dei centri specialistici, tra cui il nostro, quello dedicato alla stimolazione magnetica transcranica, in cui ci occupiamo principalmente di dipendenze e di depressione. Però per andare con ordine cerchiamo un attimo di capirci un po' di più, quindi di capire meglio che cos'è la stimolazione magnetica transcranica, di cui si comincia a parlare sempre di più negli ultimi tempi. Che cos'è e su quali principi si basa? Mattia, Eccomi. Allora, tocca a te. la stimolazione magnetica transcranica si basa sul principio dell'induzione elettromagnetica, ossia una corrente elettrica variabile passa in uno stimolatore, che nel nostro caso è una bobina che
che mettiamo sulla testa del paziente. Questa produce un campo magnetico variabile, che è variabile nel tempo, che a sua volta induce un flusso di corrente nei conduttori vicini, inclusi i tessuti umani. Quindi questa bobina della stimolazione magnetica transcranica è capace di influenzare le correnti elettrochimiche prodotte dalle cellule del sistema nervoso centrale, che sono i neuroni. I neuroni comunicano, parlano tramite queste correnti elettrochimiche. Quindi l'impulso elettrico è alla base della comunicazione neurale. E noi con questa bobina della stimolazione magnetica transcranica, con la tecnica di stimolazione magnetica transcranica, possiamo andare a influenzare queste correnti elettriche, elettrochimiche dei neuroni. Allora, nel nostro discorso su come funziona la TMS, su come funziona la TMS a livello neurale, un ruolo di rilievo rivestono le sinapsi. Queste sono punti, i punti in cui un neurone comunica con un altro neurone per mezzo appunto di segnali elettrochimici, no? È un punto di contatto tra un neurone che parla e un neurone che ascolta, come l'affresco di Michelangelo di Dio. Ok. Queste connessioni si stabilizzano proprio per mezzo di variazioni di queste correnti elettriche neurali. E lo stabilizzarsi delle connessioni sinaptiche, che appunto è mediato elettricamente, è la base per la plasticità sinaptica, un concetto molto importante nel nostro discorso. A sua volta la plasticità sinaptica o plasticità nervosa è la base biologica della memoria e dell'apprendimento e in ultima analisi del concetto di cambiamento, anche cambiamento comportamentale. Perché questo? Perché noi nasciamo con un cervello altamente plastico e questo significa che le nostre sinapsi si consolidano e si disfano molto frequentemente. Questo consolidarsi e disfarsi viene orchestrato internamente da questi impulsi elettrochimici e esternamente dagli input che l'ambiente, che ci arrivano dall'ambiente, che possono essere input sensoriali ma anche input emotivi e che producono appunto le scariche neurali elettrochimiche. Quindi diciamo che fino all'adolescenza l'ambiente, quello che ci accade quindi, plasma le nostre connessioni nervose, che a loro volta plasmano la nostra personalità e il nostro modo di agire, risolvere problemi, confrontarsi con gli altri, eccetera. Più si invecchia però, meno il cervello è plastico, quindi in un certo senso più è difficile andare incontro a cambiamento. Quindi, e concludo, con la stimolazione magnetica transcranica noi cerchiamo proprio di indurre nuovamente plasticità proprio in quelle aree cerebrali che non sono perfettamente, che si ritiene dalla letteratura scientifica, non siano perfettamente funzionanti in alcuni contesti, come nel caso di depressione o nel caso di abuso di sostanze. E noi facciamo questo con la stimolazione magnetica transcranica proprio per indurre la possibilità di cambiamento sia a livello elettrochimico, fisiologico, sia a livello comportamentale. È come preparare il terreno concimandolo alla nascita di piante e fiori. E quindi l'idea è quello di associare, l'idea del nostro centro è quello di associare la stimolazione magnetica transcranica a psicoterapia e psicofarmacologia per massimizzare la possibilità di cambiamento e ristrutturazione sinaptico-neurale in alcuni casi di problematiche.
Ok, grazie, è stato molto chiaro. Una domanda che viene fatta spesso è se questa TMS somiglia un po' all'elettroshock. È una domanda piuttosto frequente perché comunque andare a parlare di tecniche di neuromodulazione a volte spaventa un po'. Possiamo chiarirla questa differenza? Sofia, aspetta che io non ti sento. Sei muta. Scusate, ecco. Ok, ecco. Allora, Sì. diciamo che questa è una domanda che ci viene rivolta molto, molto spesso perché quando si parla di appunto scariche elettriche applicate al cervello, no? La prima idea che viene in mente a tutti è proprio quella dell'elettroshock, che in gergo viene chiamata TEC o terapia elettroconvulsivante, no? Resa anche molto famosa dal film Chi volò sul nido del cuculo, tra l'altro. In realtà l'idea di usare la stimolazione elettrica per stimolare i nervi e i muscoli non è assolutamente una idea moderna, ed è tra l'altro, lo dico con una certa, come si dice, gioia, è un'idea tutta italiana, nel senso che è legata ai nomi di Galvani e di Volta, no? Poi ripresa e portata avanti e diciamo tradotta nell'utilizzo del campo magnetico grazie alle scoperte dell'induzione elettromagnetica di Faraday agli inizi del 1800. Però dicevo, normalmente quando si usa il termine stimolazione elettrica applicata al cervello a noi viene in mente no, l'elettroshock, ma c'è una differenza fondamentale tra queste metodiche. La terapia elettroconvulsivante no? È una tecnica terapeutica che viene utilizzata in psichiatria ed è basata sull'induzione di convulsioni nel paziente. Quindi, in realtà, il passaggio della corrente elettrica attraverso il cervello ha una specifica finalità, uno specifico obiettivo che è proprio quello di indurre le convulsioni nel paziente. Niente di tutto questo avviene invece quando si parla di tecniche di neurostimolazione più moderne, di cui le principali sono appunto la TMS oppure la TDCS, altra metodica tutta italiana, perché il nostro lo scopo, l'obiettivo che viene raggiunto appunto, come già spiegato prima Mattia, mediante l'utilizzo di queste metodiche, è quello di andare a stimolare determinati gruppi neuronali, quindi determinate aree del cervello, i cui neuroni hanno determinate proprietà di risposta e quindi o attivarle o deattivarle a seconda, no, di che cosa? Della regione che io vado, della mia regione target e del tipo di attività, elettrochimica che delle caratteristiche, delle proprietà elettrochimiche di quella regione e soprattutto delle altre aree con cui quella regione, in particolare la nostra regione target che andiamo a stimolare, è connessa e a quali funzioni cognitive presiede. Spero di aver risposto in maniera chiara alla domanda. Sì, sei stata molto chiara. A questo proposito, un'altra domanda che viene fatta spesso è se fa male, se ci sono degli effetti collaterali, se ci sono delle controindicazioni, insomma, se, come dire, ci sono delle sensazioni che arrivano anche nel momento in cui si fa la stimolazione magnetica, delle sensazioni fastidiose. Sì, Sì. posso rispondere io a questa domanda che è un grandissimo classico, è una domanda che poi diciamo tutti i pazienti chiedono in prima battuta quando fanno le Esatto. prime visite. Allora, diciamo che dal punto di vista delle sensazioni che si provano nel contesto della stimolazione, ecco, le sensazioni sono per gran parte dei pazienti praticamente nulle, quindi il paziente fa la stimolazione senza di fatto avere nessun tipo di fastidio o men che meno dolore. Ci sono alcuni pazienti che possono accusare come un pizzicorio, un fastidio, un prurito, laddove viene posata il coil di stimolazione, perché
però è qualcosa di assolutamente, assolutamente sopportabile. Alcuni pazienti poi ancora accusano un lieve mal di testa post-stimolazione, che però non è mai qualcosa di invalidante ed è assolutamente gestibile con dei normali antidolorifici. Quindi insomma è qualcosa di tollerabile. Assolutamente sì. Non ci sono particolari fastidi che il paziente prova, non è qualcosa di invasivo, imparagonabile appunto rispetto all'elettroshock, dove di fatto il paziente per essere sottoposto a un trattamento del genere va in anestesia generale, ecco. Niente di tutto questo. Okay. E, dal punto di vista medico, visto che mi hai fatto la domanda sulle controindicazioni, esatto, dal punto di vista medico è importante esplorare se vi sia una anamnesi positiva, quindi una storia personale o familiare che in qualche modo possa predisporre a delle crisi epilettiche. Quindi di fatto se nella famiglia vi sono dei casi del paziente, vi sono dei casi di malattia epilettica, piuttosto che il paziente ha una storia di malattia epilettica o comunque delle condizioni che possono predisporre all'induzione di crisi epilettiche. Questo è di fatto l'effetto collaterale più significativo della TMS, ed è un effetto collaterale che si verifica in una percentuale minima di casi. Si parla di una volta ogni 10.000 sessioni di stimolazione, quindi veramente, veramente una percentuale minima. Quello che è importante però è fare questo tipo di valutazione, quindi una valutazione medica, prima di sottoporsi a questo tipo di intervento. Ecco, anche questo aspetto è importante e anticipa un po' quello che è l'iter, la spiegazione di quello che è l'iter del paziente del nostro centro, cioè che quando avviene il primo contatto, comunque il primo passaggio è sicuramente quello di una valutazione, sia dal punto di vista psicoterapeutico che soprattutto dal punto di vista medico, per verificare un po' queste condizioni. Sì, anche perché tra l'altro vi sono delle condizioni fisiche al di là della potenzialità di induzione di crisi epilettica, un effetto collaterale molto raro, che però bisogna sicuramente scongiurare. Vi sono altre condizioni fisiche che controindicano sottoporsi a una tecnica come la TMS, ad esempio l'essere portatore di pacemaker o defibrillatori, perché questo in qualche modo può... perché la TMS in qualche modo può andare a interferire con la funzionalità di questi apparecchi medicali. Direi che il rischio convulsivo, il rischio epilettico, insomma, e sì, l'assenza di pacemaker o defibrillatori sono le due cose che più importanti che esploro nel contesto della prima vita, da un punto di vista medico generale. Ok, grazie. L'altra domanda, giusto per concludere questa parte, diciamo così, un pochino più introduttiva e prima di entrare più negli aspetti clinici e di psicoterapia, sono le condizioni di età, cioè se ci sono dei limiti di età per cui è consigliabile magari non sottoporsi alla, non effettuare la stimolazione magnetica. Allora, diciamo che per quanto ci riguarda nel nostro centro, noi abbiamo sempre trattato maggiorenni, ma anche perché le patologie che noi trattiamo sono soprattutto depressione farmacoresistente e addiction, dipendenza, nello specifico dipendenza da cocaina. Quindi diciamo che... queste tematiche generalmente riguardano
soggetti, pazienti maggiorenni. Ciò non toglie che la TMS venga applicata anche a casi di la letteratura scientifica è molto ampia su questo, l'applicazione della TMS anche a minori. E ci sono tanti studi sulla DHD. Per il discorso che facevo prima, ha senso questo, perché ci troviamo di fronte a un cervello nel massimo, insomma, molto plastico, ok? E quindi teoricamente una plasticità meglio inducibile. No, il nostro centro comunque sta studiando e delineando dei protocolli per poter anche noi intervenire su situazioni appunto altre. Esatto, un altro aspetto, insomma, che possiamo sottolineare anche del nostro centro è che accanto all'attività clinica si svolge anche attività di ricerca, quindi se principalmente in questo momento trattiamo una certa tipologia di disturbi, abbiamo anche avviato una ricerca e stiamo un po' studiando anche attraverso la letteratura scientifica dei protocolli da applicare ad altre tipologie di disturbi. Appunto, entrando un po' di più nell'ambito clinico, quindi dell'applicazione dei disturbi psicologici e psichiatrici, insomma, del disagio psichico, abbiamo già anticipato che noi ci occupiamo principalmente di dipendenze e di depressione. Funziona? Questa è la domanda più frequente e più semplice che viene fatta dai pazienti che si rivolgono a noi. Gian Domenico, ti ripasso la palla. Allora, funziona sì, e questo non è che lo dice il centro TMS o il dottor Schiena, ma lo dicono gli organismi regolatori internazionali, in particolare quello che è riferimento a livello internazionale e che dopo un esame serrato della letteratura scientifica e delle prove scientifiche prodotte. Dice che un farmaco o un apparecchio medicale come la TMS può essere utilizzato sui pazienti perché vi sono sufficienti dimostrazioni della sua efficacia, e cioè la Food and Drug Administration in America. Noi, come giustamente hai già citato tu, Patrizia, utilizziamo la TMS. Essenzialmente per due problematiche di natura psichiatrica, psicologica, che sono la depressione maggiore, gli episodi depressivi maggiori e la dipendenza da sostanze. Per gli episodi depressivi maggiori c'è una letteratura veramente sterminata che dimostra l'efficacia della TMS, tant'è che oramai sono più di 10 anni che la Food and Drug Administration ha dato il suo imprimatur per la commercializzazione di questi di apparecchi TMS con questo tipo di indicazione, la terapia degli episodi depressivi maggiori. L'efficacia della TMS è di fatto paragonabile a quella che così nel contesto di una depressione non resistente hanno i farmaci antidepressivi e può essere utilizzata anche nel contesto di popolazioni speciali, come ad esempio nel postpartum o in allattamento, nel postpartum o anche durante la gravidanza, dove la somministrazione di farmaci potrebbe essere, di farmaci antidepressivi, potrebbe essere controindicata. Inoltre, sempre più
prove si stanno accumulando per l'efficacia della TMS nel contesto degli episodi depressivi non ascrivibili a depressione maggiore ricorrente, ma a depressione bipolare, che è un cosiddetto unmet need della psichiatria e della psicofarmacologia, cioè un bisogno che non ha trovato una risposta dal punto di vista farmacologico. La depressione bipolare è una depressione molto molto difficile da trattare dal punto di vista farmacologico, in cui troppi tassi di risposta sono sicuramente molto inferiori rispetto a quello che si ottiene nella depressione bipolare, e in cui i farmaci, quindi gli antidepressivi, funzionano molto meno. Questo per quanto riguarda il disturbo depressivo maggiore, gli episodi depressivi nel contesto o del disturbo depressivo maggiore o nel contesto di disturbo bipolare. Poi, come dicevi tu, Patrizia, c'è il capitolo dell'addiction, cioè delle dipendenze. Diciamo che da questo punto di vista, le prove scientifiche che sono state prodotte sono state prodotte da 5-6 anni circa, e c'è una massa di dati che sempre di più si sta accumulando. Il razionale dell'andare a utilizzare la TMS negli abusatori è quello di ridurre il craving. In effetti si va a in qualche modo potenziare l'attività di una corteccia, che è la corteccia dorsolaterale prefrontale, più o meno in questa zona, che è un'area cerebrale molto molto importante, forse la più importante tra quelle deputate al controllo inibitorio. Quindi io vedo qualcosa che in qualche modo potrebbe piacermi, come ad esempio la sostanza, la cocaina, l'alcol, però, come dire, mi si attiva un freno che mi fa dire che forse è meglio non consumare questa sostanza. Ecco, questo tipo di attività è data dalla corteccia prefrontale dorsolaterale. La TMS ha proprio lo scopo di aumentare la funzionalità di questa corteccia e quindi in qualche modo aprire degli spazi di libertà a pazienti che non riescono a controllare il proprio craving, cioè il proprio desiderio compulsivo di utilizzare la sostanza. L'interesse della TMS nel campo delle dipendenze è molto molto importante, nel senso che il campo delle dipendenze è dominato da interventi di natura psicologica o sociale, che possono essere molto raffinati, ma anche molto faticosi e lunghi, e richiedere molto impegno da parte del paziente e anche condizioni ambientali favorevoli. La TMS è l'unico intervento di natura biologica che si può utilizzare in questo tipo di problematica, e gli interventi biologici sono forse un po' meno raffinati rispetto a quelli psicologici o sociali, ma hanno il grandissimo vantaggio che sono molto più indipendenti dall'ambiente circostante, dall'impegno che la persona profonde nel seguire il trattamento, un po' come i farmaci, no? Non c'è molto da impegnarsi per assumere un farmaco, mentre sicuramente c'è molto da impegnarsi per seguire una psicoterapia o per restare all'interno di un programma di disintossicazione di natura in cui c'è molta importanza, ad esempio, al contesto sociale, alle persone che si frequentano, eccetera.
è evidente che il massimo dell'efficacia si può raggiungere combinando di questo tipo di interventi. Ok, in effetti quando si parla di dipendenze o quando i pazienti, insomma, si rivolgono al centro, una delle cose che riconoscono è proprio il craving, è questo pensiero desiderante che rende faticoso effettivamente, nonostante magari una certa motivazione, il fatto di smettere di assumere sostanze. Quindi è importante sottolineare che effettivamente durante il percorso con la TMS c'è un effetto, cioè il paziente si rende conto che qualcosa sta cambiando. Sì, quello che il paziente riferisce è una maggiore capacità di controllare l'uso della sostanza, e quindi E questo. di controllare il craving. Poi Esatto, questo ovviamente, poi permette di lavorare su tutto il resto. esatto, permette di lavorare tutto il resto, è ovvio che se il paziente sente meno craving, si sente più capace di controllare l'utilizzo, e per festeggiare si fa una striscia di cocaina, allora non è utile. Poi, appunto, ripeto, la TMS apre degli spazi di libertà, che poi è compito del paziente sfruttare. Certo. Allora, un'altra domanda che viene fatta spesso, soprattutto nei primi contatti, è quali sono le percentuali di successo dalla TMS? Allora, la risposta che in genere io do è che il nostro centro è relativamente giovane, insomma è molto giovane, quindi non abbiamo ancora una casistica clinica così ampia per parlare di percentuali significative, però possiamo minimamente parlare della nostra esperienza clinica. Quindi non so se anche voi, soprattutto chi fa la TMS, Mattia e Sofia, potete parlare anche dei cambiamenti che magari si vedono nei pazienti strada facendo. Sì, allora, magari comincio io, poi casomai Mattia tu intervieni. Allora, appunto, non siamo in grado di dare i numeri, tra virgolette, però sicuramente abbiamo diversi casi che diciamo da riportare. Questo direi sia per il disturbo Depressivo che per le dipendenze. le dipendenze. Allora, forse l'esempio più eclatante che mi torna in mente è quello di una paziente depressa, che ovviamente non posso nominare, che però ai primi incontri con Patrizio Giandomenico non solo veniva sempre accompagnata da un genitore che da un'altra città italiana con il treno la andava a prendere a casa e ce la portava di peso e che entro la fine del mese di trattamento veniva al centro da sola utilizzando i mezzi pubblici con un aspetto decisamente diverso, nel senso che addirittura si truccava. No, e questa cosa devo dire che è stato un caso da ricordare, ma sicuramente non solo perché effettivamente lei ha avuto un miglioramento anche abbastanza stabile poi nel tempo, ma sicuramente è stato anche per noi un caso di grande soddisfazione. Analogo successo, no? Forse Mattia? Ci viene in mente anche di un altro paziente con dipendenza, no? Sì, infatti io pensavo a tutte le dipendenze, alle gestioni del Esatto. craving che noi vediamo, perché noi chiediamo giornalmente di riferirci il livello di craving in praticamente quasi tutte le situazioni da metà del trattamento, quindi dopo 2 settimane il craving comincia a calare. Un paziente ci raccontò che si era trovato in una situazione in cui gli avevano offerto cocaina, lui altre volte era riuscito a rifiutarla, ma questo rifiuto l'aveva sempre, diciamo, dilaniato in qualche modo, e invece era riuscito a rifiutarla
in modo quasi impassibile, nel senso che questo rifiuto non l'aveva appesantito, non era stato un grande sforzo. E questo Quindi è un poi po'. ovviamente va aggiunto che queste che sono delle osservazioni, no? Quindi proprio analisi Certo. del comportamento che noi stiamo, vi riportiamo sotto forma di tra virgolette chiacchiere stasera, poi sono confermate comunque da tutti i test clinici e neuropsicologici che noi ovviamente facciamo fare ai nostri pazienti sia prima dell'inizio del trattamento con la TMS, ma anche a conclusione del trattamento dopo anche al termine anche delle sedute di follow-up, quindi E sono. comunque dalla letteratura scientifica in generale. Ok, ecco, un aspetto che forse non abbiamo sottolineato più di tanto è che è un trattamento che richiede una ripetizione, cioè la stimolazione magnetica non è che si fa una volta o una volta alla settimana, ma viene fatta per un mese tutti i giorni, da lunedì al venerdì, quindi sono inizialmente 20 sessioni che durano in tempi diversi a seconda del disturbo che viene trattato e poi nel mese successivo vengono fatti dei richiami settimanali. Infatti qualcuno ci ha chiesto quante sedute sono necessarie e dopo quanto tempo si vedono gli effetti. La risposta rispetto agli effetti direi che è abbastanza individuale, per quanto insomma. Si vedono gli effetti già dopo un po' di tempo, però è piuttosto soggettiva, direi. Cosa ne pensate? E bisogna almeno fare il giro di boa della metà del Esatto. trattamento, questo sicuramente. Settimana. Ok. Anche dal punto di vista della letteratura scientifica, l'indicazione è quella di attendere 2 settimane almeno. Allora, entriamo un pochino più nel merito della psicoterapia, no? Abbiamo detto che comunque la stimolazione magnetica potenzia l'effetto e la cura, soprattutto se associata a una psicoterapia e a una farmacoterapia. Alla fine noi nel centro siamo tutti psicoterapeuti, quindi e poi c'è chi ha una specializzazione maggiore, tipo Sofia e Mattia, che sono anche due neuroscienziati e si occupano proprio di TMS, e Gian Domenico che è anche psichiatra. Allora, che tipo di psicoterapia facciamo e quale psico e perché viene scelto un determinato tipo di psicoterapia piuttosto che un'altra? Ma allora prendo io la parola Sì. su questo tema. Innanzitutto non è solo la nostra esperienza clinica, ma è anche la letteratura che suggerisce Soprattutto. che è l'approccio integrato, la strada maestra da seguire, no? Per cui concordo con quello, cioè concordo con l'affermazione di Gian Domenico, la TMS funziona, ma l'approccio integrato è sicuramente vincente rispetto all'utilizzo, cioè al trattare il paziente solamente con questa metodica. Quindi quando si parla appunto di approccio integrato si intende farmacoterapia e psicoterapia. Riferita a quest'ultima, quindi alla psicoterapia, non esiste in letteratura, abbiamo fatto un ultimo check giusto la scorsa settimana, un gold standard per quanto riguarda l'abbinamento della TMS con specifici approcci di psicoterapia. Però quello che è emerso è che per quanto riguarda quantomeno la riabilitazione dei disturbi psicopatologici, la TMS funziona molto bene in abbinamento con due tipi di approcci. Il primo è l'MCT, cioè la terapia metacognitiva, che è una forma di psicoterapia abbastanza recente, che però è stata dirompente nel trattamento e soprattutto direi anche nel modo di concettualizzare e trattare i disturbi psicologici. È abbastanza recente, nel senso che risale più o meno alla metà degli anni 90, inizialmente applicata da Wells ai disturbi d'ansia generalizzata, ma poi estesa a tutta la grande famiglia dei disturbi d'ansia e anche alla depressione, con tantissime evidenze di efficacia. Come suggerisce la parola, l'approccio lavora proprio sulla metacognizione, quindi su quell'aspetto del funzionamento mentale che controlla i processi attentivi e di regolazione del pensiero. Proprio perché una delle caratteristiche di questi disturbi è proprio il pensiero ripetitivo negativo, no? Quindi nelle varie forme del rimuginio, che viene percepito dai pazienti ovviamente come difficile da controllare o che tendenzialmente
poi produce delle prospettive distorte della realtà che alimentano a loro volta stati d'animo negativi. Oltre all'MCT, nella letteratura è diciamo indicata anche l'abbinamento della TMS con la mindfulness. E noi ci stiamo percorrendo anche questa strada e abbiamo diciamo messo a punto un protocollo abbastanza preciso. Quindi in entrambi i casi, quindi sia nel caso della mindfulness che nel caso dell'MCT, il paziente viene sottoposto a qualche incontro prima dell'inizio della TMS, in cui viene spiegata, appunto, in un caso vengono insegnati i rudimenti della mindfulness e nell'altro caso vengono fatte delle vere e proprie sedute di MCT. Poi le strade si possono dividere, nel senso che nel caso dell'utilizzo della mindfulness, questa viene fatta fare al paziente proprio durante la sessione di TMS, quindi le meditazioni vengono preregistrate vocalmente e si fanno ascoltare al paziente mentre appunto è durante la sessione della TMS con la bobina in funzione. Nel caso invece dell'MCT, il protocollo che per ora noi applichiamo in studio invece non prevede l'abbinamento temporale delle due metodiche, ma le sedute di MCT vengono fatte di solito durante il mese in cui il paziente viene sottoposto anche alla TMS, spesso e volentieri nella stessa giornata, quindi normalmente l'MCT segue oppure anticipa la seduta di TMS. Ok, grazie Sofia. Gian Domenico, vuoi aggiungere qualcosa anche tu rispetto al discorso della psicoterapia? Sì, io vorrei rimarcare il fatto che è sempre un po' il discorso che a cui ho accennato prima, no? TMS è uno stimolo biologico ed è uno stimolo facile da dare e è uno stimolo che smuove un po' la plasticità, come diceva prima Mattia, rendendo la possibilità di modificare i circuiti cerebrali poi tramite, in maniera raffinata e precisa, chirurgica direi, tramite la psicoterapia più semplice e con un effetto sperabilmente maggiore. Questa è un po' l'idea di base che ci guida ed è un'idea, posso dire, piuttosto rivoluzionaria, nel senso che dal punto di vista della ricerca scientifica siamo un po' at the edge, al limite, al bordo della nuova acquisizione di conoscenza. Quindi, insomma, io sono molto contento di far parte di questo. Allora, diciamo poi che stiamo appunto definendo sempre meglio questi protocolli, no, di applicazione della TMS anche in questo modo integrato con la psicoterapia. L'MCT e la mindfulness prevedono delle sedute durante il trattamento della TMS, poi molto spesso quando il paziente finisce viene consigliato comunque di proseguire con una psicoterapia che possa mantenere insomma l'effetto del trattamento che è stato fatto. Certo, cioè prima diciamo viene trattato il motivo per cui il paziente, esatto, si presenta da noi e in depressione o dipendenze, poi è consigliatissimo un percorso per vedere di ristrutturare quei tratti personologici che possono in qualche modo essere stati collegati allo sviluppo di una sintomatologia che si merita comunque il trattamento in prima battuta come la depressione o la dipendenza. È arrivata una domanda rispetto al disturbo bipolare, che è sempre quello che fa sorgere più questioni. Hai letto? Allora, ok. Se riguarda il disturbo, la leggo per tutti, riguardo al disturbo bipolare, le stimolazioni con TMS sono controindicate in pazienti in trattamento con litio
a causa dell'abbassamento della soglia convulsiva. Intanto complimenti a chi ha fatto questa domanda, perché è molto tecnica. In secundis non c'è una controindicazione da questo punto di vista. Nella mia esperienza ho fatto TMS anche con farmaci che avevano diminuivano la soglia convulsiva ben più del litio, come ad esempio la clozapina, senza nessun tipo di problematica. Ci è capitato, sempre rimanendo su questo filone, che dei pazienti ci confessassero di aver usato cocaina nella giornata precedente alla stimolazione. La cocaina è una sostanza che abbassa notevolmente la soglia convulsiva e non ci sono state problematiche in seduta. Ma anche dal punto di vista della letteratura scientifica non c'è assolutamente nessun tipo di controindicazione riguardo ai farmaci associati che si possono assumere nel contesto della TMS. Diciamo che l'aumento del rischio epilettico è molto, cioè non è così significativo da configurare un rischio concreto nel momento in cui si associ un farmaco come il litio o come praticamente la grande maggioranza dei farmaci e la TMS. Tutti okay. I farmaci psichiatrici alla fine abbassano la soglia convulsiva, perché alla fine fanno esattamente quello di cui stiamo parlando, cioè promuovono la plasticità sinaptica. Qua noi poi abbiamo dei grandi esperti dal punto di vista scientifico come la dottoressa Crespi e il dottor Ferro, però i farmaci psichiatrici promuovono la plasticità sinaptica, in qualche modo rafforzano delle sinapsi in circuiti poco conosciuti ancora purtroppo, e quindi il fatto di avere dei circuiti più efficaci in qualche modo abbassa la soglia, però è un abbassamento okay. veramente, veramente poco significativo. Poi. Allora, sono arrivate delle domande rispetto ai disturbi a cui può essere applicata la TMS. Ci è stato chiesto per i disturbi alimentari, ma anche a proposito delle dipendenze per i sex addiction, quindi le dipendenze sessuali, e una domanda che viene fatta spesso è anche in generale per le dipendenze comportamentali, quindi anche per il gioco d'azzardo. Sì, vai. Allora, diciamo che l'applicazione nell'ambito delle dipendenze, per stare nelle dipendenze, in primis è insomma, quella per cui ci sono più dati in letteratura, uh-huh. è l'uso di cocaina. Poi in questi recentemente sono state prodotte delle evidenze sempre più solide per l'efficacia anche con altri tipi di sostanze d'abuso, l'alcol, la nicotina, piuttosto che anfetamina, eccetera. E molto recentemente anche per le cosiddette dipendenze comportamentali. Sono come ad esempio lo shopping compulsivo, piuttosto che la sessualità utilizzata in maniera compulsiva, oppure il gioco d'azzardo patologico. Sono però dei campi di applicazione ancora piuttosto vergini, uh-huh. In cui la letteratura scientifica a supporto dell'efficacia non è così numerosa come per la depressione o anche per la cocaina. A proposito, una domanda riguarda proprio il fatto gli studi se sono stati fatti con il controllo, quindi con l'utilizzo di una TMS sì. sham, quindi un gruppo che fa una TMS vera, in tutto e per tutto vera, e un gruppo che fa la TMS finta, sham, uh-huh. Quindi con lo stesso macchinario che però rimane spento, o comunque vengono utilizzati
delle tecniche per dare un'esperienza soggettiva la più possibile simile a quella del gruppo che fa la TMS vera, ma sham, un po' come si utilizza il placebo per gli studi farmacologici. Ecco, la risposta è sì, tantissimi. Per la depressione, veramente tanti. Ma anche per le dipendenze. Così, ci sono delle evidenze a livello, visto che anche questa è una domanda abbastanza tecnica, quindi rimango un po' sul tecnico, sì. Delle evidenze a livello meta-analitico che hanno dimostrato che hanno ribadito il fatto che gli studi condotti contro sham hanno dimostrato che la TMS è efficace. Ok, grazie. Ovviamente noi al centro clinico non facciamo lo sham. No. Precisiamolo. Allora, sono arrivate un po' di domande anche rispetto... Sugli alimentari anche. Sì, giusto, la stavo perdendo. Allora, sì, dunque, gli disturbi alimentari... il problema degli disturbi alimentari è che è una sintomatologia, quella dei disturbi alimentari è estremamente egosintonica, vuol dire che il paziente... è molto, molto, sente come sua la sintomatologia, una paziente con una problematica di anoressia vuole essere anoressica, ad esempio, o comunque anche le bulimiche hanno questo impulso molto, molto forte a dimagrire, poi abbuffano, ma intanto hanno quest'idea che essere magre è molto importante per il loro benessere, la propria felicità. Quindi gli interventi di natura biologica, come ad esempio i farmaci, non sono dimostrati utili nel contesto di queste sintomatologie egosintoniche, appunto. Per quanto riguarda la TMS, che è sempre un intervento di natura biologica, i dati di letteratura sono abbastanza scarsi, con singole sessioni di stimolazione che dicono che forse ci potrebbe essere una diminuzione delle abbuffate, però nulla di più. Niente che dica, ad esempio, che venga intaccato, assolutamente niente che dica che venga intaccato il nucleo psicopatologico, che è l'eccessiva valutazione del peso della forma del corpo, per dire, okay. Determinante per la propria autostima. Ecco, al massimo una riduzione della buffata, ma alla fine ridurre la buffata è qualcosa che in psicoterapia riesce abbastanza facilmente, abbastanza bene, in poco tempo, quindi non penso sia il campo di applicazione elettivo. Mm-hmm. Insomma, quello che possiamo sicuramente dire è che per quanto riguarda la TMS, la ricerca scientifica conferma che nel campo della depressione e delle dipendenze i risultati ci sono. Sugli altri disturbi invece ci sono tante ricerche, ma sono ancora in corso, insomma, quindi gli studi di efficacia maggiori sono in questi due ambiti. Sì, certamente. C'è una domanda specifica rispetto alla depressione. Viene chiesto quale struttura viene stimolata, inibita e per quanto tempo. Quindi una domanda un pochino più specifica sui protocolli. Chi risponde? Mattia? Della dorsal lateral prefrontal cortex sinistra, della corteccia prefrontale dorsolaterale, con una stimolazione eccitatoria della durata di 18 minuti più o meno, ripetuta, quindi una volta al giorno per 5 giorni alla settimana per un mese, e poi i 4 richiami con lo stesso protocollo una volta a settimana per un altro mese. Quindi in tutto sono 24 sedute.
Un altro campo di applicazione è quello della sindrome di Tourette. Infatti, qualcuno ci chiede anche se abbiamo esperienza rispetto a ETIC e l'efficacia della TMS in questo campo. Sì, anche lì è un riscontro, diciamo, comportamentale che nasce dal dialogo con il paziente. Io e Sofia, per un po' di tempo, siamo andati in una clinica psichiatrica, piemontese, la Casa di Cura San Giorgio, anche a formarci nell'uso della TMS. Lì c'erano diversi pazienti con sindrome di Tourette e in molti pazienti si vedeva un decremento della patologia ticcosa, dei tic, durante la somministrazione del protocollo. Anche lì io penso che TMS più tecniche di psicoterapia cognitivo-comportamentale come l'habit reversal, utilizzato per il controllo di tic nei casi di sindrome di Tourette, possa proprio potenziare la sintomatologia ticcosa. Sì, è un trattamento efficace. L'abbinamento di questi due approcci è sicuramente efficace. Un'altra domanda che viene fatta è quando ci sono due tipi di disturbi, quindi quando c'è un disturbo dell'umore magari associato a una dipendenza, a un abuso di sostanze, che si fa? Dove si agisce per primi? Allora, qui posso iniziare a rispondere io, poi tu Gian Domenico, se vuoi proseguire. Questo è quello che valutiamo proprio durante i colloqui di valutazione, quindi quando il paziente arriva si cerca di capire. Di inquadrare il caso clinico e poi di capire dove agire. Il colloquio di valutazione quindi non serve solamente a verificare le condizioni di fattibilità della TMS rispetto alle controindicazioni e al quadro medico, ma serve anche per capire come approcciarsi al paziente, quale protocollo utilizzare e come è strutturata anche la patologia del paziente stesso. Poi il colloquio di valutazione prevede ovviamente un confronto tra lo psicoterapeuta e lo psichiatra e poi anche comunque avviene un confronto d'equipe anche con chi poi si va a occupare direttamente della stimolazione magnetica. Quindi diciamo che nel momento in cui dobbiamo decidere che protocollo, la decisione del protocollo da utilizzare arriva dopo un'attenta valutazione del quadro clinico del paziente. Volete aggiungere qualcosa? Di fatto, Patrizia, dal mio punto di vista, hai già detto tutto, cioè dipende un attimo da paziente a paziente. Bisogna vedere cosa vuol dire depressione assieme all'abuso di sostanze, se è una depressione vera, cioè quindi Esatto, un trattamento secondaria. psichiatrico, se è semplicemente una demoralizzazione, una tristezza che tutti noi possiamo provare, insomma, poi si fanno dei ragionamenti diversi a seconda del singolo paziente. Un'altra domanda che è stata fatta riguarda un po' la formazione, mi pare di capire, dell'operatore TMS, cioè chi la può utilizzare e come ci si arriva anche a imparare a fare la stimolazione magnetica transcranica. Allora, come ci si arriva? Con tantissima pratica, prima di tutto. E allora, direi che è necessario, assolutamente necessario, prima di tutto avere una buona conoscenza delle strutture cerebrali, quindi sia della parte anatomica che in qualche modo comunque anche della parte fisiologica. Questo perché, della parte anatomica, perché posizionare la bobina in maniera corretta sulla regione di interesse, quindi sulla regione target, è fondamentale. Una buona conoscenza anche di quello che è l'aspetto funzionale, perché ovviamente le nostre regioni cerebrali sono connesse fra di loro e, come dire, e creano dei network, quindi come dei circuiti attraverso cui il segnale elettrochimico comunque
proprio per l'appunto va in circolo, no? Quindi è fondamentale sapere non soltanto localizzare correttamente l'area di stimolazione, ma quali e quante sono le aree con cui quella specifica area che è deputata, no, alla, che noi vogliamo stimolare, quindi o attivare o deattivare a seconda del tipo di stimolo che viene utilizzato, poi parla e trasmette i suoi segnali, ovviamente. Sì, questo è importantissimo, è un concetto che non abbiamo bene specificato, forse qualcuno che ci segue lo sa, il cervello è un network di connessioni, quindi andando a stimolare, come ha detto Sofia, o inibire una determinata area, noi non stimoliamo o inibiamo solo il loco, ma andiamo sul network, e questi sono network dopaminergici, network diciamo che controllano le emozioni, i cosiddetti network limbici, eccetera, eccetera. O specifiche funzioni, ovviamente, no? Quindi questa è la prima cosa, avere una buona conoscenza dell'anatomia e della fisiologia di base, certamente, e secondariamente fare anche moltissima pratica, indubbiamente. Quindi bisogna, per dirla in maniera molto semplice, anche prenderci un po' la mano, perché alcune macchine, tra l'altro, non sono così semplici da usare, per cui... Ok, allora credo che più o meno dovremmo aver risposto un po' a tutte le domande che ci sono state. Allora, non abbiamo detto non ci siamo tutti in realtà stasera, nel senso che nel nostro centro, dello staff, insomma, fa parte anche il dottor Lamanna, che è un altro operatore TMS, il dottor Giovanni Ruggero, che è psicoterapeuta, psichiatra ed è anche il direttore sanitario del centro, e Sandra Sassaroli, che è la direttrice scientifica. Quindi mancano dei pezzi, quindi noi siamo un po' in rappresentanza del centro clinico e siamo quelli anche operativi. L'idea dell'incontro di oggi era quello un po' di presentarci e di introdurre l'argomento della TMS e poi di proseguire magari nel prossimo periodo con altri incontri un pochino più specifici, magari dal punto di vista, e approfondire gli aspetti più clinici, che magari possono anche arrivare da vostri stimoli o da vostre domande anche alla fine di questa presentazione. Se ci sono altre domande, le accogliamo e rispondiamo, se no quello che possiamo fare è anche spiegare un attimo come funziona il centro. Già un po' si è capito, no? C'è un primo colloquio, il paziente arriva, c'è un primo colloquio di valutazione e poi viene scelto l'iter terapeutico più adatto. La stimolazione magnetica quindi si associa a una psicoterapia, un intervento di psicoterapia che può essere l'MCT o la mindfulness, e poi in genere appunto viene suggerito un intervento di psicoterapia per proseguire il trattamento. Un altro aspetto importante è che se il paziente che arriva è già seguito da uno psicoterapeuta o da uno psichiatra, quello che noi facciamo è integrarci nel trattamento che già sta seguendo, quindi di avviare una collaborazione con l'inviante in modo tale che il paziente comunque si senta seguito e curato e non venga, diciamo così, prestato al centro e poi restituito al terapeuta, ma sia un percorso un pochino più armonico. Questo è importante anche per eventuali invianti, nel senso che il paziente appunto non viene perduto, ma c'è una comunicazione costante, anche perché a noi serve sapere come sta il paziente durante il trattamento, perché questo ci dà un po' la misura dell'efficacia e anche per capire, insomma, come muoverci. Allora, se non ci sono domande, se voi non avete niente da aggiungere, io forse ringrazierei chi ha partecipato. Allora, io ho visto che c'era una
come si chiama? Una domanda sui test che usiamo. E quindi volevo rispondere Ok, rapidamente. brava Sofia, che me la sono persa. Allora, Ok. oltre a tutta una serie di ovviamente test clinici, noi utilizziamo anche test, sì, utilizziamo anche test neuropsicologici. In particolare, adesso non mi ricordo chi ha fatto la richiesta, comunque sia tutti i pazienti vengono sottoposti al test di fluenza verbale, fonemica e semantica, al DigitSpan. E poi anche alle matrici progressive di Raven e alle matrici di colore. Queste sono le principali che utilizziamo. E poi utilizziamo anche scale metacognitive come il Penn State Worry Questionnaire, il Ruminative Response Scale, l'Anger Rumination Scale e, se non sbaglio, anche il questionario della metacognizione. Esatto, che sono scale che ci fanno capire insomma come funziona la mente del paziente, come pensa. Allora, sono arrivate altre domande rispetto ai risultati in termini di ricadute. Non viene specificato su quale tipo di disturbo, se sulla depressione o sulla dipendenza, e poi se esistono dei dati di efficacia sui disturbi di personalità, in particolare sul disturbo borderline. Allora, sì, posso rispondere io. Sul disturbo allora, per quanto riguarda il disturbo borderline è un po' complesso, nel senso che il disturbo borderline è qualcosa di una personalità, di fatto, è È una complesso il persona quadro, direi. molto complesso il quadro, nel senso che su quale aspetto del disturbo borderline dovrei agire per curarlo. Verosimilmente su tutta una serie di domini psicopatologici, l'impulsività piuttosto che la tendenza ad avere un'emotività completamente disregolata, piuttosto che le convinzioni che la persona ha su di sé. Piuttosto che insomma, tantissimi aspetti. C'è, insomma, quindi prima di insomma, capire se la TMS è utilizzare nel disturbo borderline, bisognerebbe definire su quale aspetto si può studiare, ecco, qual è l'aspetto che interessa. Ci sono degli studi che dicono che potrebbe avere una qualche tipo di efficacia nella gestione dell'impulsività di borderline, ma non è niente di particolarmente solido per ora. Sarebbe bello avere qualcosa che aiuta, ad esempio, nel campo dell'impulsività di borderline, ma non c'è nulla di così solido. Per quanto riguarda i risultati in termini di ricadute, questo è diciamo, un punto molto dibattuto nel seno della letteratura scientifica. Quello che in genere succede per la depressione è che una terapia antidepressiva di mantenimento è utile per evitare delle ricadute. Oppure, si possono proporre, insomma, a tutti i pazienti alla fine, in concomitanza con la TMS, assumono una terapia antidepressiva che poi mantengono. E questo è sufficiente per prevenire le ricadute. Per quanto riguarda, invece, il discorso delle dipendenze, l'addiction, ci sono alcuni pazienti nei quali l'efficacia di diminuzione del craving dura di fatto mesi, 4, 5, 6 mesi, e poi possono avere delle ricadute. È ovvio che nel momento in cui il paziente stia seguendo un trattamento dal punto di vista psicoterapico,
la possibilità di ricadute sicuramente diminuisce. Se ci sono le ricadute, è possibile ripetere il trattamento tramite TMS con dei risultati di efficacia paragonabili alla prima volta. Ok. Nel frattempo sono arrivate altre domande, possiamo dare ancora un pochino di spazio. Rispetto alla riabilitazione neurocognitiva e alla memoria, si possono trattare deficit di memoria. Allora, noi nel nostro centro non trattiamo disturbi di questo tipo. Però, insomma, c'è un'evidenza scientifica, c'è tutto un aspetto di ricerca. Non so se Mattia e Sofia volete rispondere a questo proposito. Riguardo alla memoria? Riguardo, sì, c'è chi chiede se si possono trattare i deficit di memoria ed eventualmente se ci sono evidenze scientifiche. L'altra domanda della TMS nella riabilitazione neurocognitiva di pazienti con cerebrolesioni acquisite. Allora, neurocognitiva anche lì dipende cosa, ma viene utilizzata in tanti contesti ospedalieri. Io una cara amica che è la dottoressa Alemanno, che lo utilizza al San Raffaele in patologie neurocognitive. La memoria è un argomento complesso. Ci sono studi, ci sono tantissimi studi sperimentali. Lì dipende se si intende memoria breve o memoria a lungo, perché la memoria a lungo termine non è ancora chiarissimo dove va a finire e come si distribuisce nella corteccia. Quindi per la memoria a lungo termine è complesso trovare un sito di stimolazione, ok? Perché le informazioni vengono immagazzinate, forse qualcuno lo sa, in questa struttura che si chiama ippocampo, che in profondità dei ippocampi, in profondità dei lobi temporali, ma dopo un po' queste informazioni vengono consolidate e sparse la corteccia, quindi è un po' più complesso. Immagino ci siano stimolazioni a livello temporale, soprattutto per la memoria breve. Mm-hmm. Ok. Poi c'era anche una domanda interessante sugli stati di coscienza, sull'utilizzo della TMS per quanto riguarda le persone in stato vegetativo, una coscienza può essere utile applicare la TMS. Mi ha colpito perché a Milano c'è un gruppo internazionale molto famoso, che è il gruppo del professor Massimini del Sacco, che fa studi sul coma applicando la TMS. Però per vedere le variazioni anche lì elettriche e di coscienza nei soggetti in stato di coma, nel senso per fare ricerca sperimentale, non tanto per utilizzarla, tra virgolette, migliorare le condizioni o risvegliare, ma come questi soggetti reagiscono, come il cervello di questi soggetti reagisce a questi impulsi. E su questo il gruppo del problema. È diagnostico, non clinico, non terapeutico, quello che fa Massimini. Ok. Allora, un'ultima domanda. Se e come cambia il funzionamento emotivo dopo TMS in termini di sentire e lasciar fluire le emozioni? Gli altri desideri diversi da quelli per la sostanza, gli altri impulsi. Quindi, come dire, dopo la TMS, come cambia il funzionamento delle emozioni e la gestione emotiva? C'è un effetto? Una domanda interessante questa. Ad esempio, gli antidepressivi e i farmaci antidepressivi sono sempre di più. Ci sono questi report che le persone sì, non sono più depresse, però in qualche modo raggiungono uno stato di ottundimento emotivo in cui sono
disinteressate a molti dei piaceri della vita, tra cui anche la sessualità, e questo può risultare estremamente disturbante per i pazienti. Per la TMS non c'è nulla di tutto questo, perlomeno non ho mai sentito dei pazienti lamentarsi da questo punto di vista, né letteratura, ho mai letto qualcosa del genere. Ok, direi che non ci sono domande, ma possiamo forse anche chiudere. Sì, vi ringraziamo di essere stati stasera. Aspettiamo da parte vostra suggerimenti e curiosità, magari da soddisfare in un altro incontro, anche su tematiche specifiche, se ce le mandate all'indirizzo mail che avete nella mail di invitation. Descrizione. Qui ci pensiamo e sarà il lavoro dei prossimi mesi. Esatto. Allora, io ringrazio Sofia, Mattia e Gian Domenico. Insomma, spero che alla fine abbiamo dato un'idea di cosa sia la stimolazione magnetica e abbiamo insomma sollecitato un po' la vostra curiosità per poter proseguire con gli incontri successivi. Vi ringrazio e buona serata a tutti.